Allora, buongiorno a tutti. So che fa un po' caldo, poi con le mascherine, sarai poi con il tempo stretto, no? E, però, per grazie di Dio, con la grazia di Dio andremo avanti. Il bello è che quando la parola è predicata, anche non in un modo che forse non sembra eccezionale, però c'è la preghiera del Signore, benedirà la predicazione della parola. E Marco ha detto una cosa interessante prima riguardo Elena, riguardo il patto, no? Questo patto che noi abbiamo gli uni con gli altri in chiesa. E ha letto questo passo nel libro degli Ebrei del patto, questo vecchio patto, questo nuovo patto. Io avevo un zio che era fratello di mio nonno, che quando c'erano le fiere, questa era una usanza comune in tutti i paesi, che quando due persone compravano una mucca o compravano un pezzo di terra, si radunavano spesso in queste fiere, no? C'erano queste fiere, questi mercati, e lì veniva svolta un'attività commerciale. E non avevano un notaio appresso a loro, e che cosa facevano? Quando due persone si accordavano, per esempio, per comprare un terreno o una mucca, che succedeva? Facevano una stretta di mano e c'era una persona che lui prendeva le loro mani e praticamente era il testimone che quel patto era stato fatto. Stretta di mano allora aveva un valore che purtroppo oggigiorno abbiamo perso, come la parola di un uomo non ha il valore che aveva anni fa, purtroppo. E la stretta di mano da che cosa nasce? Beh, la stretta di mano è una prassi comune quasi in tutto il mondo, ma nasce da un patto di sangue. Io non so se voi avete visto mai in TV o in un film quando due indiani di due tribù nemiche, per esempio, fanno pace. Cosa fanno? Fanno un patto. Che cosa fanno? C'è un'incisione che fanno sulla loro carne e ognuno mette il sangue dell'altro, prende il sangue dell'altro, viene legato e quelle due persone sono diventate una persona, c'è un patto, ok? Il patto è una cosa infrangibile, non lo puoi rompere, infatti vengono chiamati fratelli di sangue. E la fratellanza di sangue, fatto col patto, è molto più profonda, è molto più tenuto in stima e importanza di una nascita dalla stessa madre. Ecco quanto è importante, perché nel sangue, come abbiamo ascoltato l'altra volta, no? C'è vita, e quella vita viene unita. Dunque, non esiste popolo al mondo che non abbia praticato qualche forma di patto di sangue. E anche oggi, popoli primitivi in Africa, in Cina, in India, nelle isole pacifiche, continuano a fare questi patti di sangue, non necessariamente con le mani insieme, ma in modo anche un po' ripugnante. A volte possono prendere un cuore e se lo mangiano tutti e due. Sono forme degenerate, ma il fatto è che esiste questa prassi in tutto il mondo, in tutte le culture, ci fa capire che è iniziato da qualche parte. Non è una cosa che succede solo in Cina, è una cosa che succede in tutto il mondo. E probabilmente, senza dubbio, è iniziato nel giardino dell'Eden. Nel giardino dell'Eden, dopo che i nostri progenitori caddero, Adamo ed Eva peccarono, ci fu la condanna. Ci fu la condanna su di loro e sul serpente, e ci fu una promessa che il seme, la progenie della donna, avrebbe schiacciato la progenie di Satana, il seme di Satana. E cosa ha fatto Dio? Ha sacrificato, ha praticato un'incisione, ha ucciso un animale, c'è stato un sversamento di sangue per ricoprire i peccati dei nostri progenitori. È una promessa di un sacrificio che il Signore avrebbe fatto nel futuro,
e che si è avvenuto, diciamo, si è consolidato con la venuta dell'agnello di Dio, Gesù Cristo. Ora, quando vengono fatti questi patti, di solito ci sono tre circostanze. Uno è quando una tribù più debole fa un patto con una tribù più grande, e lo fa perché vuole essere protetto, ha bisogno di protezione. Quando hanno bisogno di fare commercio con una tribù più grande, per esempio, quando hanno bisogno della loro protezione, allora fanno un patto fra le loro due tribù, e quel patto rimane inviolabile. Quel che è della tribù grande appartiene a quella della tribù più piccola, e quella più debole si dà completamente a quella più grande. Secondo caso, quando avviene un patto, è quando due uomini di affari fanno un patto tra di loro per proteggersi a vicenda. E un terzo è come, per esempio, Davide e Jonathan fecero un patto fratello tra di loro. Questo patto era così stretto che non c'era nulla più importante, e veniva legato in un modo profondo. Sapete, i missionari, per esempio in Africa, quando entrarono nel campo missionario, incominciarono a vedere che questi popoli pagani, chiamiamoli, esercitavano questi patti di sangue. E all'inizio pensavano: oh, che prassi ripugnante, che cosa terribile. Però con il tempo incominciarono a capire che quel patto di sangue era un'ottima entrata, una porta per annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo. E vi do un'illustrazione, questo l'ho preso da un libro, si chiama Il patto del sangue di Kenyon, e parla di due persone, uno si chiamava Stanley e l'altro era Livingston. Livingston era un missionario in Africa, famosissimo. Stanley era un giornalista che era stato mandato in Africa per trovare questo Livingston, che era scomparso per anni. Questo era nel 1871, dunque potete immaginarvi che non c'erano i satelliti. Livingston andò a cercare l'origine del Nilo, per esempio, ma non lo trovarono più, e questo giornalista si impegnò a trovarlo, o vivo o morto lo doveva fare. E per anni andò alla ricerca, stava in Africa, nei posti più sconosciuti. Però che è successo? È arrivato a un punto che lui stava, non riusciva a comunicare con questi tribù più grandi, più potenti. Erano molto agguerriti, erano molto violenti questi tribù, e non sapeva che fare. Allora l'interprete gli disse: senti, Stanley, fa una cosa, perché non fai un patto di sangue con il capo del gruppo? Il patto di sangue, e cosa devo fare? Beh, praticamente dovete bere il vostro sangue, scambiare il vostro sangue. Stanley ha detto: no, io questo non lo posso fare, è una cosa ripugnante. Però le condizioni si mettevano sempre peggio per lui, perché fisicamente era in pericolo, stava male. E poi disse: ma come si svolge questo patto di sangue? L'interprete glielo spiegò. E allora lui disse: guarda, se tu fai questo patto di sangue, tutto ciò che è della tribù e del capo sarà tuo, e tu avrai la sua protezione, avrai tutto quello che ti serve. E allora lui concesse questa opportunità e andò dal capo tribù. Il capo tribù gli spiegò perché, gli chiese: perché tu vuoi fare questo patto di sangue con noi? E gli spiegò la situazione. Ok, allora cosa fece? Portarono un sacerdote. Stanley prese un suo rappresentante inglese, il capo tribù prese un suo rappresentante, li portarono insieme, fecero un'incisione, il sangue nel vino, il sacerdote in qualche modo lo benedì, e i due rappresentanti berono il sangue. Bevono il loro sangue, il sangue mischiato con vino. Poi
fecero dei giuramenti e fu annunciate le benedizioni se avessero mantenuto il patto e le maledizioni se avessero rotto il patto. Erano diventati uno, erano diventati uno con loro. Una delle cose che fecero è che portarono dei doni, e il dono era un simbolo che dice: questo che è mio sarà tuo e questo che è tuo sarà mio. E il capo tribù, lui vuole la capra bianca di Stanley, e Stanley dice: io vivo su questa capra, era malato, era l'unica cosa che poteva mangiare e tollerare, era il latte di capra. E il capo tribù invece gli dette una lancia circa 2 metri fatta di rame intorcigliato con del rame, e fecero questo scambio. Stanley andò via e disse: sai che quello lì mi ha dato una sola, come si dice, no? Però fecero questo patto di sangue. Però Stanley scoprì che dovunque lui andava in Africa con quella lancia reale, la gente lo onorava, si prestava, perché era un simbolo di chi era reale e chi aveva dietro le sue spalle. Non so, mi seguite? Okay. Non so, che col caldo forse, ok? Dunque, tutto quello che era del re apparteneva a Stanley, tutto quello che era di Stanley era del re, quando ovviamente aveva bisogno. Di nuovo, questi patti erano inviolabili, erano così sacri per loro che i familiari, terza e quarta generazione, continuavano a mantenere questo patto. E se una delle parti non manteneva il patto, allora era la pecora nera, era maledetto, la moglie o la madre o i figli della persona che avrebbe infranto il patto gli sarebbero andati contro, perché aveva a fare con il nome della famiglia. In altre parole, mia casa è tua casa. E ecco com'era, e ecco cosa avviene quando ci sono questi patti. Arriva appunto che anche i propri familiari cercano la morte del familiare che ha rotto il patto. Ecco quanto è sacro, quanto è importante questo patto. La Bibbia contiene molti esempi di patti, però ci sono due importanti patti di sangue: patto del Vecchio Testamento e il nuovo patto che Gesù ha istituito nella notte in cui fu tradito. Avanti per favore. La parola patto in ebraico significa fare un'incisione, tagliare, far scorrere del sangue, e viene usata la maggior parte delle volte proprio per questo. E vediamo tanti patti fatti e riguardava proprio questo tipo di scambio. Quando Abramo, forse questo già voi lo sapete, ma ripetere non è male, aveva 75 anni, lui fu chiamato fuori dal suo paese e Dio gli fece delle promesse. Gli disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, da casa di tuo padre, e va nel paese che ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, benedirò e ti renderò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai una fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledice, e in te saranno benedette tutte le famiglie. Alcuni anni dopo, mentre Abramo e Lot, i loro pastori, litigarono, si divisero, e Dio di nuovo richiamò Abramo e gli disse: tutto il paese, Abramo, vedi, Canaan, tutto questo paese io te lo darò a te e la tua discendenza per sempre. Dio fece queste promesse non tutte in un giorno,
in un periodo di tempo. E Dio, come abbiamo letto, promise che Abramo sarebbe diventato una fonte, una punta di partenza di benedizione per tutta la nazione, un padre di una discendenza numerosa, e che la sua nazione, la sua progenie, sarebbe diventata una grande nazione e dal quale sarebbe venuto l'agnello di Dio che era stato promesso già nella Genesi. Circa 10 anni dopo ancora, quando aveva circa 99 anni, Dio di nuovo gli ricordò le promesse e disse: guarda che da te la tua discendenza farò una grande nazione. E lui disse: Signore, ma che discendenza hai? Io sono vecchio, io non ho figli, no? Mia moglie è vecchia. Io ho il mio servo, lui erediterà tutto questo. No. E Dio ha detto: no, tu. Infatti, dice: tu sarai la discendenza da te. E allora dice: ma com'è possibile? E Dio ha detto: ok, guarda, facciamo così. Tu fai una cosa. Tu prendi degli animali e li uccidi, li sacrifichi e li metti uno da una parte aperta, uno dall'altra, e Abramo prese tutti questi animali, li divise in mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. E di nuovo questi animali erano sacrificati, il loro sangue, per testimoniare che il patto di Dio era legato al prezzo del sangue. E siccome Dio non poteva giurare per un nome più grande di lui, perché quando si fanno giuramenti, o si giurano sulla Bibbia, o giurano su Dio, che devono essere fatti in un certo modo, no? Si giura sempre per nome di uno superiore, una parte superiore, ma Dio non aveva una parte più superiore per giurare. Che cosa ha fatto? Lui stesso, attraverso un fuoco, la sua presenza, camminò tra quei due sacrifici per testimoniare che per il suo nome lui avrebbe mantenuto quel patto. Ci fu un sacrificio di sangue e giurò con il suo nome, il suo stesso nome. Passarono, adesso quando lui aveva davanti il cuore, aveva 99 anni, e di nuovo lui dice: guarda, io ho fatto il mio patto con te, Abramo, io ho sacrificato, io ho versato il sangue, c'è stato un sostituto, il sostituto è stato l'animale, ma adesso tocca a te versare il sangue. E Dio cosa fece? Prescrisse la circoncisione, e è la prima volta che Dio chiede un sangue umano che poi viene unito al sangue che lui aveva fatto versare, no? E quei due sangue insieme legava quel patto, era il segno della circoncisione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sarà circonciso, sarete circoncisi, questo sarà un segno del patto fra me e te. E dunque, fatto questi patti, questo patto, Abramo e Dio erano legati, erano uno. Abramo era la parte più debole che si unì alla parte più forte. Dio aveva promesso e giurato a se stesso che lui avrebbe sostenuto e protetto Abramo in ogni circostanza, e non solo lui, la sua discendenza. Ecco quanto era stretto questo patto di sangue. I nemici di Abramo erano i nemici di Dio, tutte le benedizioni di Dio erano accessibili per Abramo, e non solo attraverso la circoncisione, che c'era questo segno del patto per gli ebrei, ma sul monte Sinai Dio prescrisse altri sacrifici, però che avevano sempre a che fare col patto originale. Per esempio, la capo espiatoria
la donazione, le leggi cerimoniali, le offerte, quelli erano tutti simboli del patto che Dio aveva già fatto con Abramo. Era chiamato la legge del patto. La legge del patto, erano il popolo del patto. E Dio è. Dio mantiene sempre il suo patto. E questo è il nostro Dio, questo ha a che fare con capire la nostra identità in Cristo. Quando noi capiamo la nostra identità in Cristo e che abbiamo Dio che mantiene il suo patto, ci dà certezza, ci dà sicurezza, ci dà potenza. È un'identità di uno. E quando Dio, per esempio, sentì i lamenti di Israele, il popolo di Israele, quando era in Egitto, Dio mandò Mosè e li liberò. Non poteva dimenticare del suo popolo con cui aveva fatto un patto, perché lui è Dio che mantiene il patto, El Shaddai che mantiene il patto, Dio onnipotente che mantiene il suo patto. Quando Israele manteneva la loro parte del patto, non c'erano malati tra i popoli, perché lui dice: io sono Yahweh Rafa, io sono Dio che ti guarisce. E basta, lui era il loro medico, lui era il loro soccorritore, lui era il loro protettore, lui provvedeva ad ogni loro bisogno. Non avevano sterilità quando osservavano il patto. I bambini non morivano quando erano nel patto, obbedivano o osservavano il patto. Però se e quando loro disubbidivano la loro parte del patto, non onoravano, allora c'erano delle conseguenze. E dovunque loro andavano, dovunque questo popolo andava, era come Stanley con quel bastone di rame, con quella lancia di rame, che tutti i popoli si si inchinavano a questa lancia, ok? Infatti, avanti per favore, vi ricordate Gerico? Gerico era la prima città conquistata dal popolo ebraico. Dovevano attraversare il Giordano e conquistare il Gerico. Mandarono delle spie, ma prima che il popolo entrò in Gerico, il popolo di Gerico già sapeva della potenza di questo Dio. Avevano già il terrore di questo Dio. Rabsalì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, Sicam e Og, che votaste alla sua dal sterminio. Certo che la gente parlava di non era successo niente, non erano entrati, ma sapevano già tutto di quello che Dio di Israele faceva con loro. E allora loro si avevano già il terrore prima che entrassero. Perché? Perché Dio mantiene il suo patto, nessun male colpirà il suo popolo. E questo era nel Vecchio Testamento. Ricordiamoci, noi siamo nel Nuovo Testamento. E com'è il Nuovo Testamento? È peggio o migliore? È migliore, è meglio questo Nuovo Testamento. Dunque immaginiamoci, Dio di Israele è il nostro Dio e il patto è ancora migliore. Questo dobbiamo capire, cari fratelli e sorelle. Se loro mantenevano la loro parte del patto, vincevano le battaglie, i soldati non venivano uccisi, non c'era alleanza dei popoli nemici contro anche il più piccolo paese che poteva essere avere un successo. Non potevano vincere contro Israele. Avanti per favore. Diciamo, guarda, questi sono i soldati valorosi di Davide e dice: questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Josef Basabek, il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Allora ascoltate, egli era Adino Lesnita, che in un solo scontro sconfisse 800 uomini,
Un uomo che sconfigge 800 uomini. Ma questo è impossibile, altro che una figura di Marvel Comics o questi supereroi. Secondo Samuele 3,18 dice: Abisai, un altro di questi guerrieri valorosi, fratello di Io, figlio di Seruia, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini, li uccise e acquistò fama fra i tre. E poi ci sono altri soldati che sono elencati, e dove spiega la potenza di Dio, di questi uomini singoli contro una moltitudine. Perché Dio è fedele al suo patto. La forza non era in loro, la forza era nel Dio di Israele che aveva fatto questo patto, la parte più grande, e loro stavano dietro quella lancia, diciamo, no? Quella lancia che rifletteva la potenza di Dio. E Dio preservò questa nazione, la preservò affinché mantenesse la fedeltà, perché noi sappiamo che man mano la storia andava avanti, Israele cadde in idolatria, seguì i costumi dei popoli, entrarono le malattie, la lepra, la sterilità, i nemici su di loro aumentarono, carestie, e furono portati in cattività in paesi stranieri. Che differenza, no? Tra avere soldati valorosi che con da solo uccidono 800 persone e essere trasportati via con la coda tra le gambe, no? Israele doveva essere la coda, la testa, non la coda, ma era diventata la coda e non la testa. Dio rimase fedele al suo patto. E non si dimenticò del suo patto che fece nel giardino. E non si dimenticò del suo patto, malgrado la ribellione del popolo. Nei tempi stabiliti, Dio mandò il suo figlio. Il suo figlio che avrebbe istituito un patto nuovo, un patto diverso. Fare attraverso il sangue di figlio, del figlio, il sangue del figlio, un patto che il vecchio patto non poteva fare, okay? Perché il nuovo patto con il sangue del figlio cambia il cuore, il vecchio patto non poteva fare. Nel nuovo patto Dio ci libera dalla colpa, dal senso di colpa che il vecchio patto non poteva fare. Con il nuovo patto Dio ci libera dalla condanna e la paura della condanna che il vecchio patto non poteva fare. Mettiamolo così, il vecchio patto era come una tovaglia che copriva un tavolino macchiato. Non so se vedevai o avete qualche tavolino macchiato, antico, no, che c'è la macchia. Ok, il vecchio patto era una tovaglia che copre. Invece il nuovo patto toglie la macchia, rinnova tutto il tavolino. Ecco la nostra identità in Cristo. Noi siamo in un nuovo patto, siamo nuovi, la macchia è stata tolta, siamo nuove creature. E nella notte in cui fu tradito, avanti per favore. Questo, mettiamoci lì spiritualmente, no? Gesù parlava con un linguaggio di patto e i discepoli capivano questo tipo di linguaggio perché era nella loro storia il patto di sangue. E Gesù disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver grazie lo diede loro e tutti ne bevono, ed egli disse loro, cioè, queste sono delle parole così profonde, non so, che Gesù stesso, Gesù, il creatore dell'universo, li guardava e disse: questo è il mio sangue,
del nuovo patto che è sparso per voi, il suo sangue, non il sangue, aspetta, non il sangue di una capra, portatemi una capra, portatemi un montone, portatemi qualche sacrificio, facciamo un nuovo patto con questo. No, non ha detto questo sarà il sangue di mia madre, no, non il sangue vostro, no, il sangue dei vostri martiri, no, questo è il mio sangue, il sangue del Figlio di Dio che ha istituito, che è stato sparso per istituire un nuovo patto. Tecnicamente Gesù Cristo non ha fatto un patto con te. Gesù non ha fatto un patto con te. Gesù ha fatto un patto di sangue con il Padre prima della creazione dell'universo e messo in atto quella notte in cui fu tradito, istituì quel patto, poi per morire, risorgere e salire in cielo. Ma i discepoli non potevano capire queste cose. Gesù fece un patto di sangue non con te, lo ha fatto con il Padre. E tu, essendo in Cristo, godi di quei benefici di quel patto. Non chiede più il tuo sangue, non chiede più sangue di capre, non chiede più sacrifici, perché tu, essendo in Cristo, sei uno con lui, due sono diventati uno e quel sangue è stato dato su di te. Noi sono cose che non possiamo capire, ma lo Spirito Santo ci rivela sempre più rivelazione di quanto è stato profondo quelle parole. Questo è il mio sangue, è il mio sangue. Amen. Amen. Non è un parole magiche, misteriose, non è un sacrificio che va ripetuto, è fatto una volta per sempre, non risacrificato in un modo abominabilmente, scusate, un abominio, non puoi rifare quelle cose, è stato già fatto, Gesù ha pensato il suo sangue una volta sola. E Gesù è morto una volta sola, Gesù è risorto una volta. E Gesù sta sulla destra del Padre. E noi godiamo di quei benefici del patto in Gesù Cristo. Quello che è suo, quello che è del Padre, quello che è per mezzo dello Spirito Santo è in te. Tu hai ogni cosa in Cristo. E a volte noi chiediamo, possiamo avere? Bene, no? Tu già hai ogni cosa, sapienza, Dio ti dà ogni sapienza di cui hai bisogno. Non capisci una cosa? Dio te la dà perché già in te ti è stato dato ogni cosa. La parte più debole che acquisisce le cose della parte più grande. Noi abbiamo un patto migliore. E i discepoli, quando Gesù istituì questa istituzione del suo sangue, non potevano capire. Pur capendo il linguaggio, non potevano capire cosa era successo. Infatti, quando lui era risorto, neanche credevano che era risorto, non erano ancora risorti. Infatti, Maria Maddalena, quando Gesù risorse, no, lo voleva toccare, dice, no, non mi toccare, perché doveva andare dal Padre, perché stava portando con sé in cielo il suo sangue. E non potevano avere quel rapporto ancora con lui, perché non era sceso al sangue, al cielo, perché non era portato su quel sangue per dargli ancora quel tipo di relazione. Noi abbiamo un patto migliore, cari fratelli e sorelle. Non dobbiamo mendicare nulla dal mondo, non dobbiamo mendicare nulla dagli uomini. Abbiamo ogni bene in Cristo, ogni vittoria e abbiamo ogni sapienza. Se il vecchio, se questo è il miglior patto, quelle cose sono anche nostre e noi dobbiamo cambiare il modo di pensare, non dobbiamo vivere chiusi, nel senso paurosi. Siamo figli di Dio perché Dio mantiene il suo patto. Amen. 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 El Shaddai non può rompere il patto,
Gesù non può rompere il patto. Tutti gli uomini potevano romperlo, Gesù non lo può rompere. Dio e il Padre hanno fatto un patto, tu sei in Cristo. Non c'è più bisogno di sangue, come abbiamo detto. E non potrà essere annullato con la morte di uno delle due parti. Perché? Perché Gesù non muore più, Gesù è eterno. Prima il patto, se uno moriva, era non più obbligato. Ma Gesù non muore in eterno, dunque quella benedizione è per sempre, è in eterno. Lui è il nostro fratello di sangue. E lui è un fratello che ti sta più vicino del tuo fratello di carne. Lui è il tuo amico che ha dato la sua vita per te. E lui dice che se tu non mangi il suo corpo e bevi il suo sangue, io non ti conosco. Non che questi sono il suo corpo e il suo sangue che trasformano, no, sono ricordi, il patto di quello che lui ha fatto. Questo è il mio sangue che è versato per voi. Se tu non hai o conosci Gesù Cristo, non sei in questo patto. Non prendiamo per scontato che tutti gli andiamo in chiesa sono nati di nuovo. Però se tu non sei in Gesù Cristo, non sei nel patto di Dio, non sei in questo patto eterno. Il sangue di Gesù per te non ha nessun valore e non ha nessun effetto, anzi sarà una condanna. Perché Gesù ha versato il suo sangue affinché chiunque credesse in lui abbia vita eterna. Pentiti se non credi in Cristo e non conosci Cristo. Pentiti dei tuoi peccati, riconosci il peccatore, sotto l'ira e la giustizia di Dio, destinato all'inferno. Credi nel Signore Gesù Cristo, credi nel suo sangue, credi in questo patto, sii battezzato come il Signore insegna e riceverai il dono dello Spirito Santo. Questo è il messaggio dell'Evangelo, semplice. Quel patto Dio lo onora. Credi, ricevi questo dono per fede e Gesù lo ha già stabilito, onorato e portato avanti fino al compimento per te. Amen. Amen.